Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport Odor TV, puntata tutta dedicata alla motonautica. Alberto, comparato, cosa abbiamo vinto quest'anno? Un grande mondiale. Sì, abbiamo vinto un mondiale di F4 e italiano. In famiglia mi sembra di ricordare qualcuno con questo nome. Sì, mio papà correva, ha vinto 7 mondiali. Allora tu vuoi arrivare a tuo papà a 7 mondiali? Sì. Magari superarlo anche, no? È uguale. Ecco, tu sei nella categoria F4, tuo papà era nella Formula 2, no? Ecco, quale step devi fare ancora per arrivare lì e dove vuoi arrivare? Beh, quest'anno 2016 correrò in Formula 2 e farò un po' di anni là. Ecco, per l'imbarcazione chi ti prepara? Chi ti aiuta? Hai un team? Facciamo tutto noi, io e mio papà, dopo abbiamo anche due amici che ci aiutano. Ecco, tu sei di Chioggia, dov'è che ti alleni? Mi alleno sia a Chioggia che a San Nazaro. Quante ore per allenarti? Quanto? Immagino che dipenda anche dalla stagione, più si avvicinano le gare più gli allenamenti saranno intensi. Sì, adesso una volta a settimana per arrivare a tutti i giorni prima del campionato. Tutti i giorni, quante ore? 1 o 2 ore. L'obiettivo per l'anno prossimo qual è? Fare bene, perché è il primo anno in Formula 2 e speriamo qualche podio. Quali sono gli appuntamenti più importanti l'anno prossimo? In Finlandia, dopo andiamo anche a Brindisi, e dopo andiamo in Norvegia 2 gare, in Lituania e in Francia. Vabbè. E dopo c'è l'Europeo in Inghilterra. Ah, Simone Balducci, in che categoria corriamo? Gommoni, vero? Sì, gommoni Suzuki FinPro. È la nuova categoria che ormai, diciamo, è il secondo anno consecutivo che la federazione ha lanciato e che sta prendendo, diciamo, molto interesse soprattutto per chi vuole iniziare a correre. E è interessante perché si tratta di avere gommoni tutti della stessa lunghezza, tutti uguali. Gommoni di serie, gommoni, diciamo. Gommoni di serie e motorizzazioni che uguali, tutti, diciamo, serie anche quelli, e che mette a disposizione appunto la Suzuki, quindi che ringraziamo sia loro che la federazione che Focchi con i gommoni. E quindi, diciamo, vengono evidenziate prettamente le abilità dei piloti, in quanto non sono concesse modifiche strutturali o modifiche tecniche sulla parte meccanica. Diciamo. Quindi viene fuori il valore del pilota in questo caso, no? Perché siete tutti alla pari partite, poi vince quello più forte. Sì, siamo tutti alla pari, quindi, diciamo, o vince chi è più forte e perde chi ha commesso un errore, o sennò stai lì fino all'ultimo, tant'è vero anche quest'anno è stata una bella battaglia. Ti sei laureato campione? Sì, sono campione italiano e sono partito un po' male perché la prima gara ho scelto di mettere un po' meno peso, quindi sono arrivato secondo, poi l'avversario comunque è bravissimo, e le ultime due invece sono arrivato tutto e due primo a Como e quindi, diciamo, ho centrato il primo posto alla fine del trofeo. Quindi qual è la spesa per un pilota che vuole iniziare? Allora, le spese chiaramente una volta che hai comprato la tuta e il casco, diciamo, non sono grandi spese, soprattutto perché non devi occuparti del trasporto, non devi occuparti delle assistenze, di eventuali pezzi che puoi rompere, perché in gara può succedere di tutto, quindi mette tutto a disposizione la federazione e la Suzuki che prepara i motori, insomma. Abbiamo un campione delle moto d'acqua campionato europeo, cosa hai vinto? Quest'anno ho vinto l'Europa GP2, ho deciso di fare il campionato europeo in quanto mi ero prefisso a questo come obiettivo, ho detto abbandono un po' l'italiano per un anno, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare l'europeo, poi secondo quello si combina, vediamo un pochettino cosa fare per l'anno prossimo. È andata alla grande perché sono riuscito a vincere l'europeo, sono state 4 tappe bellissime, abbiamo fatto Croazia, Spagna, Portogallo e finale in Francia. Molto agguerrito. Tenete conto che le moto d'acqua di solito hanno un bel numero di iscritti, quindi la competizione è molto accesa. Quanti erano i concorrenti quest'anno?
nella tua classe, runabout, diciamo, runabout GP2? Nella mia categoria, a seconda della gara, è venuto a fare sempre le qualifiche per poter rientrare nei 14 da schierarsi al cancelletto. Adesso vediamo un pochettino cosa fare per l'anno prossimo, cioè per quest'anno, il 2016. Ci stiamo preparando, stiamo lavorando sulla moto, stiamo lavorando sulla preparazione fisica. Poi tu certo non hai problemi nell'allenarti, perché skin tu, da dove proveniamo noi? Io da Parigi. No, non credo proprio. No, sono sardo, vengo da Cagliari. Da Cagliari, quindi c'è sempre cattivo tempo, non c'è mai il sole, no? Più o meno così. Sì, sono venuto, era tutto nevicato. Non è vero. Quest'anno poi è un'annata eccezionale, ci sono 20 gradi, mai visto in tutta la mia vita. I prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi per quest'anno, vedere un po', valutare anche in base un po' al lavoro, se scegliere italiano o mondiale. L'europeo sicuramente no, perché mi cade la tappa in Portogallo proprio il 31 di luglio e perderei una settimana nel momento clou di quello che può essere la mia situazione lavorativa, quindi quest'anno opterò per italiano mondiale, perché il mondiale ci sono 8 tappe che partono adesso dall'Asia, però nel range luglio-agosto si è abbastanza libero, quindi sarebbe comodissimo. Alessandro Cremona, allora, ancora un titolo mondiale, ma dove vuole arrivare questo Alessandro Cremona nel circuito? È più in alto possibile. D'altronde vivo in una città che nella 250 e nella 350 ha visto tanti campioni che hanno vinto tanti titoli e sono cresciuto con loro, e quindi voglio cercare di raggiungerli il più possibile. Hai vinto ancora nella 350, prossimo anno, cioè nei mesi prossimi affronterai altri campionati ancora lì? No, sicuramente 250 e 350 saranno le categorie dove mi vedranno protagonista anche quest'anno. A breve incominceremo i primi test con il motore nuovo, eccetera, e speriamo di continuare a mantenere il ritmo che abbiamo. Ecco, come si riesce a conciliare il lavoro, perché nella vita fai altro, immagino, e con l'attività sportiva, che è comunque intensa e richiede tanti allenamenti? E non è facile, ci vuole appunto un'organizzazione. Ormai da tanti anni con la mia famiglia abbiamo creato questo team dove corre anche mio fratello. Quest'anno avremo due ragazzi nuovi che inizieranno l'attività motonautica, e quindi dopo tanti anni di esperienza chiaramente siamo in grado di gestire questa cosa qua, e la passione che ci lega a questo sport è chiaro che ti fa trovare anche il tempo quando non ce l'hai. Poi Piacenza deve restare sempre la base per la motonautica circuito, lo è da sempre e lo sarà, no? Sì, Piacenza ormai è un punto nevralgico della motonautica. Abbiamo una base nautica appunto federale lì a San Nazaro dove abito, e chiaro che dobbiamo puntare su questo e aiutarle a sviluppare questo sport. Marani Longo, una coppia dell'Endurance vincente, cosa avete vinto? Abbiamo vinto il titolo mondiale, l'europeo e l'italiano. Quindi di quale categoria? Dell'Endurance gruppo B e S1. Ecco, qual è la differenza tra queste varie categorie? Abbiamo S1, S2? Diciamo S1 è fino a 8002 come cilindrata, S2 invece è fino a 6002 quest'anno, e poi ci sono tutte quelle varie categorie più proprio di agua, diciamo, che fino ad arrivare alla Fin Pro, che con i gommoni motorizzati Suzuki. Quindi dipende dalla motorizzazione, no? Sì, dipende dalla motorizzazione e dalla lunghezza della barca, quindi noi abbiamo, diciamo, una barca di 8 metri con un 8002. Abbiamo sempre corso in questa categoria. Qual è stata la gara più bella quest'anno? Ma la gara più bella è stato il mondiale a Jesolo. A Jesolo? Sì, poi anche a Como ci siamo divertiti tantissimo, quindi un po' tutte sono sempre belle, ogni gara ha una caratteristica diversa, un posto diverso, sempre comunque delle buone location, quindi l'importante è divertirsi. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.
cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport Ad Orte TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. In questa puntata abbiamo parlato di motonautica, ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Se volete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito che è sportador.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. Ciao e arrivederci alla prossima occasione, da Floriano Moboni.